questore come dato operativo della viabilità o per monitorare la situazione che appunto è troppo stradale. Oltre 250 incidenti l'anno sono i dati del soccorso alpino. Quali sono le principali cause che comportano i rischi e i pericoli, a volte anche di vita, sull'uso della montagna? Ma sicuramente ce ne sono tante. Sicuramente la cosa più importante è essere consapevoli di dove si va. Questo perché essere consapevoli del luogo che si va a frequentare significa essere anche consapevoli di come andarci attrezzati. Ci sono degli obblighi, ovviamente, che questo opuscolo ben descrive, soprattutto per chi va a fare sci fuori pista, per esempio, avendo l'arva, che è uno strumento fondamentale per essere ricercati sotto la neve, ma anche la pala e la sonda che ci permettono di fare un primo intervento al nostro compagno che va soccorso. La cosa più importante, una delle cose più importanti è certamente l'abbigliamento, cioè come noi dobbiamo andare vestiti, perché sappiamo perfettamente che il meteo in montagna può cambiare molto rapidamente e quindi essere protetti ci consente di allungare anche i tempi di un eventuale soccorso che potrebbe faticare ad arrivare anche per le condizioni meteo avverse. Ricordare che, anche perché tra un po' ricorrerà l'anniversario, noi vivemmo la drammatica esperienza del velino tutti insieme, in maniera molto fattiva, molto corale, e da questo traemmo un insegnamento fondamentale che diciamo, il fattore moltiplicante, no? della nostra reciproca collaborazione non era, anzi, la sommatoria non era uno più uno, ma era esponenziale. Per cui, più lavoriamo tutti insieme, e più abbiamo, diciamo così, efficace nella nostra azione come istituzioni, ovviamente. Qui c'è il tema della cittadinanza. Il tema della cittadinanza, che è il tema fondamentale, perché poi di fatto è il cittadino che si fa, intanto che si fa se stesso, che mette se stesso in sicurezza rispetto anche alla serenità di trascorrere una giornata bella in un posto meraviglioso, in posti meravigliosi. Il prefetto citava il Gran Sasso e il Velino, ma lui ha visto anche la Maiella dall'altra finestra. Che, siccome, insomma, vesto diciamo così, il ruolo di direttore regionale, ovviamente noi dobbiamo anche diciamo, osservare, abbiamo il compito di osservare anche il fenomeno a livello regionale, regione, quando il cittadino diventa consapevole, e più diventa consapevole e più ovviamente si mette al sicuro, beh, lì ovviamente abbiamo meno effetti nefasti. Per